Dalla Calabria a Como e poi a Roma per l'udienza con il Santo Padre. Stiamo parlando del pellegrinaggio della Madonna delle Armi in occasione dei 35 anni dal ritrovamento della storica effigie dopo il furto avvenuto nel maggio del 1977, evento organizzato dalla Fondazione Santa Maria delle Armi. Il santuario di Santa Maria delle Armi è uno tra i più pregevoli complessi monumentali di origine medievale della Calabria. Si trova nel territorio di Cerchiara di Calabria, alle pendici del Monte Sellaro, con vista straordinaria sulla pianura di Sibari e sul Golfo di Taranto. La Madonna delle Armi ha percorso oltre 1000 chilometri ed è arrivata a Como. Molti gli anziani che si sono commossi nel rivedere dopo anni la loro Madonna, per molti di loro quasi un ricongiungimento fra una madre e i figli allontanatisi per lavoro o per i fatti della vita. A scortare la sacra effigie i carabinieri della stazione di Cerchiara e il gruppo di vigilanza Assipol di Frascineto. Siamo onorati di questa scorta, per noi è un evento molto importante, che prima raggiungiamo Como e poi diciamo il 6-7 marzo presenti a Roma, al Vaticano.